Massimo Lupi. E questo, diciamo, è il progetto un pochino più importante e che richiede anche un po' la collaborazione di tutti i soci e delle loro famiglie. In vista della quota di fondi abbiamo organizzato una giornata il 19 luglio, una serata al porto, alcune brochure credo che siano passate per i tavoli, la locandina probabilmente vi è stata già inviata, poi vi arriverà ancora una lettera dove spiega bene tutto. È un progetto che concerne, come dicevo, la realizzazione di un pozzo in Kenya. E, detto così, sembrerebbe una cosa da niente. No, in Africa le situazioni sono molto diverse da quello che noi possiamo immaginare. E comunque è volto a rifornire di acqua potabile una comunità, una missione cattolica, nella quale risiede una scuola materna con 200 bambini, 8 insegnanti, due persone, insomma, di personale non docente, e un ospedale con circa 40 posti letto e poi la residenza delle suore, insomma tutto il villaggio. Quindi è un'opera umanitaria molto importante perché oltre a rifornire l'acqua potabile, quindi diciamo acqua per la vita, l'acqua è indispensabile alla sopravvivenza, però è volta anche a promuovere l'istruzione, la salute e quindi il benessere generale. Quindi, ribadisco, mi auguro che voi tutti collaboriate e che portiate il 19 luglio, questa serata a Porto, al ristoro, ci sarà una cena, prima del 19 ci sarà insomma, una passeggiata insieme allo scultore Annibali che ha realizzato i monumenti caduti. Spero che voi non solo partecipiate, ma portiate anche degli amici, parenti, conoscenti e così via, affinché l'evento riesca, insomma. Cosa dire di altro? Abbiamo altri progetti, vogliamo anche condividere con altre associazioni del territorio, con il Zero Optimist, con l'Inner Wheel, con l'UNICEF, quindi realizzare dei progetti che siano di impatto, di sensibilizzazione e così via. Quindi diciamo che un altro principio può essere quello della condivisione e in generale, soprattutto con riferimento al progetto di cui vi ho detto, vorremmo, come dire, onorare i principi e i valori della cooperazione, della solidarietà, della responsabilità. Per concludere, vi dico anche che invito tutti ad orientarci sulla base di quello che il nostro governatore dice, ossia cioè, ci propone una concretezza nell'agire e una sobrietà dell'essere.